siamo qui, stiamo sponsorizzando il calendario 2019, facciamo parte di un'associazione Onlus Rifugio Fata. Quest'anno il calendario è dedicato a scatti rubati e quindi sono foto di momenti vissuti all'interno del rifugio, di noi volontarie che interagiamo con quelli che sono quasi 150 cani di cui noi ci occupiamo da parecchio. Sponsorizziamo appunto il calendario, è una delle tante cose che noi cerchiamo di fare per poter raccogliere fondi, perché siamo un'associazione autofinanziata, quindi tutto quello che riguarda la gestione del rifugio e dei cani ospitati all'interno viene fatta appunto attraverso questa raccolta fondi. Ci auguriamo che ci sia veramente tanta gente che prenderà in considerazione l'acquisto del calendario, più che altro donando un minimo di 10 euro per l'acquisto del calendario, e poi chissà, magari potete anche venirci a trovare e dare una mano con tutti i nostri amici pelosi. Per tutti quelli che vogliono venirci a trovare, il rifugio si trova in Contrada Cutura, per intenderci siamo in zona Savutano, in linea d'aria parallelo rispetto al ristorante La Vigna, e siamo aperti praticamente tutti i giorni perché c'è sempre qualcosa da fare. Potete appunto collaborare, non c'è bisogno di avere neanche un granché di pratica, l'importante è avere una gran voglia di aiutare, di amare gli animali, di adorare i cani, e potete darci una mano come meglio credete. L'ambiente è carinissimo, siamo immersi nel verde, si sentono soltanto loro, i nostri pelosi che ci salutano quando arriviamo e ci salutano quando ce ne andiamo. E abbiamo sempre bisogno comunque di fondi, perché comunque ci sono cagnolini anziani, ci sono molti cuccioli che soprattutto nel periodo di Natale, è brutto da dire, ma ne arrivano a flotte perché si regalano e poi non si gestiscono. Facciamo anche molta educazione, non soltanto per quanto riguarda la tenuta del cane, ma di come un proprietario deve comportarsi nei confronti del proprio cagnolino. Le adozioni che facciamo sono sempre comunque seguite dall'inizio alla fine, perché tendiamo sempre a fare delle adozioni consapevoli, li assistiamo noi proprietari finché il cane non è inserito correttamente nelle famiglie, e anche dopo le adozioni siamo sempre comunque a disposizione per aiutarli. Ci sono molte persone competenti che hanno già preso titoli, molti educatori che aiutano in ogni modo, e se avete anche in quel caso bisogno di noi ci siamo sempre. Aiutateci, perché abbiamo sempre bisogno di qualche soldino in più, tra ammalati, tra vecchietti, tra cuccioli, tra comunque la necessità di farli mangiare tutti i giorni, ne abbiamo tanto bisogno. Aiutateci in ogni modo, noi siamo qui a disposizione, e i nostri indirizzi sono comunque l'indirizzo Facebook che troverete, numeri di telefono, mail che verranno comunque indicati. Buonasera a tutti, sono Daniela, sono stata invitata stasera da Daniela, che ringrazio davvero immensamente per l'opportunità che mi stai dando per esprimere quello che penso che sia un po' nel cuore di tutti. Io soprattutto ho 5 figli, quindi per me è stato importante far amare gli animali ai miei figli. Noi abitiamo un po' qui, un po' in America, quindi non ho avuto l'opportunità di portarli sempre con me. Adesso da un anno e mezzo siamo in Italia, abbiamo preso due cuccioli, ma mi rendo conto che non basta avere due cuccioli per dire che si amano gli animali. Questa è una realtà importantissima, Rifugio Fata, soprattutto in questa terra che è sempre un po' dimenticata anche da Dio, quindi so che è una realtà da circa 20 anni che fate questa, anche più. E niente, volevo semplicemente dire che chi non ha la possibilità di tenere un cane a casa può comunque adottare un cane e aiutare i volontari appunto del Rifugio Fata, magari portandogli i bambini. Esatto, a parte proprio economicamente, no? Ma portare anche i bambini lì pomeriggio invece di tenerli così tante ore davanti alla PlayStation o insomma questi giochi così
devastanti, portarli invece a giocare un po' con i cani, anche se non si ha la possibilità di tenerne uno a casa. Io ho la fortuna di avere un giardino, quindi i miei cani non soffrono l'appartamento, però se non avessi la possibilità di tenerli in un giardino, sicuramente insegnerei ai miei figli a fare qualcosa lo stesso per questi animali. Ringrazio di nuovo per l'opportunità che mi ha dato Nella oggi ad essere qui. Grazie. Salve a tutti, io sono Rossana, rappresento l'associazione Fata Protezione Animali di Lamezia Terme. Giustamente condivido pienamente quello che ha detto Daniela. La nostra è un'associazione, io la paragono a una famiglia, perché noi siamo una famiglia, è un'associazione di volontariato, anche se piccola, ma allo stesso tempo è grande, perché ognuno di noi ha un compito, cioè chi si occupa delle adozioni, chi dell'amministrazione, della gestione di questa piccola famiglia. E i cani sono liberi, sono mantenuti benissimo, e spazi abbastanza grandi, non angusti come esistono nei veri canili, anche perché il nostro non è un canile, ma bensì un rifugio con degli spazi ampi, soprattutto verde, dove loro giocano, cioè entrano nei box stanchi, non diciamo ecco, il solito box mattina e sera, sera e mattina. Comunque siamo sempre pronti, disponibili per loro in qualsiasi momento, abbiamo una veterinaria sempre disponibile, la dottoressa Franco Nero, che grazie a Dio ci aiuta, diciamo che ecco, il rapporto è meraviglioso, c'è uno scambio tra noi e loro, proprio diciamo, c'è un'empatia, il cane viene accarezzato, tutelato, cioè penso che più di quello che facciamo non si può. Infatti ogni anno noi proponiamo questo calendario, grazie anche alla disponibilità della signora Nella Fragale. Diciamo che quello di quest'anno racconta un po' quello che noi facciamo all'interno del rifugio, anche se è una piccola parte. Vivere il rifugio quotidiano è pesante, è grande, ma nello stesso tempo abbiamo delle soddisfazioni grandissime, cioè abbiamo orgoglio anche come diciamo vengono adottati questi cani. Ahimè, una cosa purtroppo la devo dire, le adozioni a Lamezia e in Calabria non vanno assolutamente, capita magari che su 10 adozioni 8 ci tornano indietro con le scuse più disparate. Chiaramente le nostre porte rimangono sempre aperte, questo non significa che un cane tornando indietro noi diciamo ah non ci appartiene più, assolutamente, viene riabbracciato come se fosse stato il primo giorno che è uscito, si fa di tutto poi per inserirlo facendo un percorso insieme a noi e alle ragazze che ci sostengono, si trova poi sperando un'altra adozione. Il Nord partecipa tantissimo, infatti noi abbiamo una percentuale alta ogni anno di adozioni, purtroppo al Nord, perché la Calabria risponde poco, ma non solo nelle adozioni, ma in tutto. Quindi la nostra associazione è automantenuta, siamo noi che versiamo, facciamo tutto, aiutiamo tantissimo non solo i cani all'interno del rifugio, ma anche quelli che stanno fuori. Per me, personalmente, il cane è uno, o il cane dell'associazione, o il cane del pecoraro, o del vicino, o il cane di strada, per me il cane è uno e viene aiutato come il cane dell'interno del rifugio. Comunque il lavoro è grande, noi siamo sempre pronti qui a sostenerli e ad aiutarli con tanto amore. Grazie, grazie a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio la signora Nella Fragale per avermi invitata a questo bellissimo evento, un'iniziativa importantissima, dove sono onorata di poterci essere. È una realtà, mi stavano raccontando le responsabili, una realtà concreta da più di 20 anni, questo rifugio Fata dove ospita i cani randaggi e i cani abbandonati. Io ho due bellissimi beagle e invito tutte le mamme
a prendere un cane per il loro bambino. Io l'ho visto con i miei figli, nei momenti di stress, di solitudine, loro si appartano con questi cagnolini e si rilassano, si ritrovano. Per chi non avesse la possibilità di poterlo adottare un cane o di prenderlo con sé in casa, è bellissimo poter portare i bambini e insegnare loro anche il volontariato, quindi portare i bambini al rifugio Fata e farli interagire con questi animali, dando loro anche delle responsabilità magari settimanali, mettendosi d'accordo appunto con le responsabili del centro, così che loro possano proprio interagire e prendersi cura dei cuccioli che non possono tenere a casa. È un'iniziativa meravigliosa e sono onorata di poter far parte dell'evento di oggi. Sono 10 anni che collaboro con l'associazione Fata e quelle poche volte in cui fisicamente riesco ad andare nel loro rifugio sono rimasta sorpresa dalla pulizia, dal lavoro che c'è dietro, dall'amore. Sono cani che non sembrano sofferenti, sembrano un giardino. Quello che ho sempre detto sia a Rossana che a Francesca sembra un paradiso per i cani ed è una cosa meravigliosa. Purtroppo loro hanno pochissimo spazio, nel senso che non possono adottare a raccogliere tutti i cani della nostra terra. C'è tanto randagismo e questo è un problema di cultura. Si bisogna lavorare sulla cultura delle persone. In che senso? Sensibilizzare. Sento ancora, sono 10 anni che lavoro qui, sento ancora persone che dicono faccio fare una cucciolata, prendo il cane e poi faccio i cuccioli, li faccio fare i cuccioli, ma la mia domanda spontanea è dove mettete poi questi cuccioli? Sì, è bello per me essere la mamma con i cuccioli al latte, tutto bellissimo, però poi questi cuccioli non trovano realmente una casa. Mi capita purtroppo spesso, e mi meraviglio come nel 2018 possa succedere, cuccioli chiusi in una busta, abbandonati alla spazzatura, ce ne facciamo carico noi, le volontarie di rifugio, ed è una collaborazione continua. E non è facile perché è un dispendio di energie, di soldi. Bisognerebbe sensibilizzare sulla sterilizzazione, basterebbe anche cominciare da quello. Al nord, io ho studiato a Bologna, lì per esempio era automatico che i cani del canile venissero sterilizzati dal comune, venivano cippati e c'era una maggiore possibilità di adozione perché essendoci pochi randaggi è facile andare al canile e adottare un cane. Qui c'è troppi cani per strada, c'è bisogno di anche una collaborazione da parte delle strutture, da parte del comune, anche se ora non è la situazione più facile, aiutare almeno le associazioni di volontari, come quella del rifugio Fata, anche con dei contributi per riuscire a cominciare anche solo con la sterilizzazione, perché poi per il randagismo bisogna partire già solo con quello. Vaccinazioni, tutto quello che si può fare dal punto di vista medico-sanitario per ridurre la mortalità e per cercare di salvare almeno quelli che possono essere i cuccioli e i cani anziani che sono presenti al rifugio. Per cui io sono sempre ammirata dal lavoro che fanno loro, vorremmo io con le mie colleghe fare di più, però è davvero, ci vuole tanta energia, tanto tempo e tanti soldi purtroppo, perché curare un cane, secondo me avere un cane è un impegno economico, è un impegno di tempo. Quando qualcuno mi dice voglio prendere il cane per mio figlio, a volte un po' mi rendo conto di essere anche forse fredda, ma li metto davanti a una realtà. Avere un cane vuol dire anche un impegno economico, perché vuol dire comprare le fialette per gli antiparassitari, vuol dire fare le vaccinazioni, vuol dire prendersi cura, perché poi entra nella famiglia. Per cui anche quelle persone dicono ne ho presi 2, ne ho presi 3, li ho salvati, dico ha fatto un'ottima cosa, però provi a trovare anche una famiglia, non li tenga tutti, perché capisco che non è facile mantenere 4 cani e mantenerli in salute, perché averli è facile, però poi purtroppo anche i cani si ammalano e mantenerli e poterli curare ha dei costi, per cui non è facile. Per cui ringrazio comunque sempre Rossana, Francesca che è ancora arrivata,
per il lavoro che fanno e tutte le volontarie che vedo qui presenti, che sono sempre disponibili, trovano il modo e i mezzi per portarli anche in ambulatorio quando magari i colleghi che collaborano con il rifugio non possono farlo lì sul posto. Grazie. Allora, siamo qua oggi nell'ambito della rassegna Inchiostri d'autore per presentare non un libro ma un calendario, perché io sono una volontaria del Rifugio Fata e ritengo che queste realtà vadano aiutate. Il Rifugio Fata è un rifugio per cani e gatti abbandonati, è una realtà bellissima alla quale mi sono avvicinata 4-5 anni fa quando ho perso il mio cagnolino, perché mi sono chiesta se avevo fatto abbastanza per aiutare il mio cane che non stava bene e quindi ho voluto imparare dai volontari. Mi sono trovata di fronte a una realtà bellissima dove i cani sono trattati come se fossero in famiglia, in mezzo al verde, con aria sgambettatura, e quindi mi sento di dover portare avanti questa battaglia, perché il Rifugio Fata merita tantissimo. E noi, visto che i rifugi si mantengono da soli, non hanno convenzioni oppure uno Stato o il Comune che li aiuta, è giusto che noi volontari ci diamo da fare per aiutarli come possiamo. Io invito tutti ad venire a visitare il Rifugio Fata, perché è veramente educativo e ci insegna tante cose poter vedere queste bellissime realtà che ci circondano e che vanno avanti a furia di sacrifici veramente incredibili. Non nascondo che sono un po' emozionato, perché da anni che non partecipo a una, diciamo, un'iniziativa di carattere culturale come questa. Ed è anche difficile affrontare l'argomento, perché da giornalista dici, ma dovresti essere preparato. Non lo sono preparato, assolutamente. Compenso, bisogna essere reali, se no uno ci passa per presupposto. Indubbiamente già l'argomento sul propagandismo sono stati introdotti con grande precisione sia dalla fondatrice del Rifugio Fata, che è Rossana Longo, che è un rifugio che ho scoperto tanti anni fa, perché facendo il cronista mi pare di aver scritto pure qualche articolo. Di aver scritto anche qualche articolo, quindi è un problema vecchio remoto, però c'è un dato, la dottoressa Lombardi ha illustrato anche bene le sue emozioni che vive e con l'adozione di quanti cuccioli ha adottato? Due, ecco. Però da cronista di Cronaca Nera viene spontaneo domandarsi che cosa è cambiato rispetto al 1991 ad oggi. Anche se la Mongo dice di no, che non è cambiato niente, mettono in evidenza ancora il tipo di rapporto che noi esseri umani abbiamo con gli animali, nonostante gli animali a volte sono molto più bravi di noi nel manifestare affetto, comprensione, eccetera. È vero, qui da noi, alla mezza, rispetto c'è meno violenza. Diciamo che dottoressa, che cos'è che ancora manca in noi per evitare appunto questi fenomeni di violenza nei confronti degli animali e soprattutto per evitare il randagismo? Educare sin da nelle scuole anche già ai bambini al rispetto degli animali. Gli animali non sono dei peluche, non sono dei giocattoli, hanno bisogno di cure, devono fare i bisogni, devono mangiare, devono bere, quindi insegnarli a rispettarli anche nei loro tempi, nei loro spazi, quello che è un essere animale che è diverso da noi fondamentalmente. Quindi partire dai bambini, si bisogna sempre partire secondo me dalla cultura, anche nelle scuole bisognerebbe. La storia, cioè non la storia, il rispetto dell'animale, della natura è un qualcosa che io ci ho innato. Io sono nata con questo rispetto immenso dell'animale e di tutto ciò che mi circonda. Sicché io crescendo soprattutto con mia nonna, con i gatti. Ma si scusate,
No, no, no. No, no, perché ecco, questo è un lavoro che non si può avere affetti. No. Non è vero, perché, io però ce l'ho. No, per il semplice motivo perché è così impegnativo, è una cosa così grande che prenda pieno. Cioè la sera quando si arriva siamo già finiti, strizzati, perché quando si fa con serietà, con devozione, con rispetto, cioè si arriva la sera che non sappiamo più cosa fare, cosa dare, perché durante il giorno abbiamo già dato il massimo di noi stessi. Ma cosa è venuto in mente, ma questo è più un terreno di provvedimento. Sì, 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 sì. Allora, la storia è iniziata sulla zona di Santo Fermo, facciamo qui dentro, non è igienico, arrivava vigili urbani, i carabinieri di Santo Fermo, signori, ma qua non ci potete stare, che state facendo? Ma dico, scusatemi, io avevo messo dei cani, ma da qui me li stanno buttando dentro, perché chiaramente l'abbandono è sempre esistito e sempre, secondo me, esisterà, perché la cultura purtroppo è sempre minima, è sempre quella, è limitata, cioè il mondo secondo me è fatto in due parti, c'è chi li ama e c'è chi li odia, bisogna rispettare pure chi non gli piacciono. Non è che uno può insistere a dire ti devi piacere la forza, purtroppo dobbiamo combattere anche con questa cultura. Diciamo che un pochino si sono ingentiliti, qualcosa è cambiato, cioè come vengono portati di più al veterinario, vengono da noi a chiedere ma come ci dobbiamo comportare, come, cosa dobbiamo fare, come trattarli. Ecco, questo un po' è cambiato, dal 2000 ad oggi è cambiato, mentre prima era proprio tabù, il cane era tabù, a corticella, attaccato, un pezzettino di pane, di quello che gli si buttava. Cioè oggi anzi andiamo ai negozi, compriamo, acquistiamo, si sente anche questi intelligenze. Oggi abbiamo intelligenze proprio grandi, non c'è un equilibrio ancora e basta. Comunque poi da lì mi sono arrivati in NAS, ho avuto e ad oggi io li ho conservati, dei verbali meravigliosi. Dice, ma signora, ma che fate? Dice, ma stanno benissimo, ma sta gente che vuole? Dice, noi, a noi ci chiamano dei canili dove veramente dobbiamo chiudere, cioè siamo portati a chiuderli, ma qui a noi ci troviamo davanti a una struttura anche piccola, umile, però è una struttura tenuta a modo, non c'è puzza. I cani stanno benissimo, il pelo è lucido, da dove si vede un cane se sta bene? Dal pelo. Il pelo dimostra se il cane, se il pelo è matto, un cane che non sta bene, il pelo lucido dimostra la salute del cane. Cioè avevano mantenimento quotidiano ad hoc. E da lì poi siamo passati nella zona di Sabutano, un altro terreno di famiglia agricolo, che io ho chiesto sempre di mio nonno, e ho chiesto chiaramente al comune se potevo fare questo allevamento di cani. E dice, perché no, il terreno è agricolo, quindi abbiamo le licenze, abbiamo tutto. Anche perché sopperiva eventualmente l'inefficienza del comune, perché il canile comunale, quello è un qualcosa, poi cadiamo in un altro problema enorme, stranorme. Comunque la struttura della fata è capitata, diciamo, ecco, in un piccolo questo terreno, e stanno lì sperando che vada tutto bene, che continuiamo a poterli andare avanti. Comunque il discorso dell'andagismo è una piaga troppo grande, è troppo, sì, che è troppo, perché la cultura non c'è, sì, voglia di poter dare un taglio a questo discorso, di fare anche noi delle sterilizzazioni, non c'è voglia proprio, non c'è niente da fare, noi facciamo tutto nostro, allora, tutto di noi. Scatti rubati, e a chi avete rubato questi scatti? Scusate, sarebbero gli attimi praticamente, ecco, questo è un set d'inglese meraviglioso. Chi vi gusta? Questo qui si chiama Silvano, è un cane, un set in inglese meraviglioso. E dov'è? Eccolo qui. Sì, no, Silvano dov'è? Deve essere all'interno forse, non so. Al rifugio? Sì, sono tutti i cani del rifugio. Questi sono tutti i cani del rifugio, sono tutti cani nostri. E ci vuole un po' indicare chi sono, chi non sono. Certo. Facciamo un po'. Lui, come dicevo, che l'hanno messo qui sopra perché è fantastico, e questo lo racconto anch'io di strada. Ma, scusa, e questo lo riconosci per caso? come non lo riconosco? Ecco, tutti i cagnolini di strada, tutti raccolti da noi.
Sono tutti qui. Ognuno ha la sua storia qui. Non ne scappa uno. Ma tutti i cani che non vi dico le condizioni in cui li troviamo, le malattie più disparate, soldi a fiume per poterli riprendere, interventi, non ci fermiamo davanti a niente. Per rimettere in gioco due personaggi, io mi riferisco a due personaggi, Daniela Rabbardi e la dottoressa Lorena Franconeri. Però poi attraverso suo padre si è stabilito un rapporto quasi umano. Effettivamente mio padre era un amante dei gatti soprattutto, ma di qualsiasi animale. Io da piccolina ho avuto in casa un boa, delle iguane, una tarantola. Mio padre si divertiva a studiare i loro comportamenti e quant'altro. Tant'è vero che effettivamente mio padre ha tratto ispirazione dal nostro gatto, un gatto himalayano. E spesso e volentieri, quando disegnava E.T., soprattutto quando lo faceva con i bambini, partiva proprio da una fotografia, da un disegno del nostro gatto e faceva vedere ai bambini come si poteva trasformare in E.T. Quindi togliendo il pelo, togliendo le orecchie ovviamente, cambiando leggermente l'angolazione dell'occhio ed era E.T. Quindi sì, effettivamente mio padre sentiva questa cosa, assolutamente sì. Ed ecco perché ha preso i due cuccioli. No, io sono nata amando gli animali proprio perché mi è stato trasferito dai miei genitori. Per questo dico, è importante insegnare ai bambini già da piccoli, non soltanto nelle scuole, ma già nella propria famiglia, da piccolini, ad amare gli animali. Può essere qualsiasi cosa, anche un pesciolino rosso, no? Anche un pesciolino rosso ha bisogno comunque che l'acqua venga cambiata, eccetera. Cioè, si responsabilizzano anche i bambini e si insegna loro il rispetto per una specie che comunque è in difesa. Se nessuno se ne prende cura, comunque è una specie in difesa. Allora, prima di fare la domandina alla dottoressa, posso rispondere? Sì. Ma per dare adesso il suo calendario, ve l'hai distribuito o venduto dappertutto, noi siamo qui, anzi tu fai un bel invito a tutti i presenti a comprare il calendario. Era quello che stavo cercando di dire, insieme al calendario i pasticcini, quelli sono offerti. Cosa? Te e i pasticcini. Sì, vabbè, i pasticcini quelli sono offerti, però questo calendario arriverà anche in Austria, in Germania, dove abbiamo all'ACI, arriveranno lì perché li chiedono. Ogni anno, questo è il quotidiano proprio, ogni anno verrà fatto. Ecco, riuscite attraverso... Ad esempio da un anno all'altro ci accorgiamo che aumenta sempre più, le richieste aumentano. Siamo partiti da poco, siamo arrivati quasi, non so se sono 300 o più, i vari calendari che facciamo all'anno. Non rimane niente. No, anzi, poi rimaniamo senza di guardare. Purtroppo sei arrivata tardi. Sì, ma come mai a internet, rispetto ad altre associazioni che occupano di animali, appunto, no, alla meta siete poco noti rispetto eventualmente ad altro livello nazionale? Stiamo parlando qui, alla meta, intendo. La mezza è come, cioè non ho capito forse la domanda. Allora, i lamettini durante l'anno fanno arrivare le solite rinnovate, sì o no? Qualcosa arriva, non sia tanto, ma appunto come dicevo la Calabria proprio come disponibilità economica è zero, poco. Non parliamo poi del comune, degli enti, che non se ne fanno proprio. Ah, a
assolutamente no, per carità. Sono allergici a questo, cioè non esiste per loro dare un aiuto all'associazione fatta per tutto ciò che sta facendo durante l'anno, cioè non meritiamo nulla. Ho capito. Eh sì. Dottore, una curiosità, ma come è venuto in mente la veterinaria? Che bella domanda. Perché il cuore parla. Ma in realtà in famiglia spingevano tutti per medicina umana, però era l'amore, il voler aiutarli. Mi sono trovata spesso in situazioni in cui magari con i miei animali in difficoltà, e quindi con la passione di dire se posso aiutarli io, perché no, mi aiuto tutti quelli che hanno difficoltà di vedervi in giro per strada. E raccoglievo sempre cani e gatti già da piccola, per cui è nata sempre piccola. Che fa finta di guardare con il telefonino. sì. Vieni, quale voce, una voce prima già Giovanna ha dato la sua, adesso tocca. Ci tenevamo a sottolineare uno dei motivi per cui siamo qui, che è il calendario 2019, e a ringraziare il fotografo del calendario, non so se si vuole avvicinare Luca. Buonasera a tutti. Io che posso aggiungere? Innanzitutto vorrei che faceste un applauso, un altro, a tutti i volontari del Rifugio Fata, perché molte volte non ci si rende conto, nemmeno io me ne rendevo conto prima di mettere piede al rifugio, della qualità e della quantità del lavoro che fanno, che è un lavoro straordinario. Per quanto riguarda gli scatti, appunto scatti rubati, cioè è proprio su questo che abbiamo voluto porre l'attenzione, non solo soltanto sugli ospiti del rifugio, ma anche sui volontari, e quindi l'abbiamo fatto immortalandoli effettivamente in cose spontanee, non preparate, perché volevamo fare... volevo documentare quello che poi succede quotidianamente, la normalità di quella che è la vita all'interno del rifugio, e niente, quindi io, ed è una domanda che io mi faccio spesso, ed è perché, senza chiaramente offesa, perché ci sono persone disposte a spendere migliaia di euro per comprare un cane, quando i canili e i rifugi sono pieni. Mi chiedo, a livello affettivo, quale sia la differenza tra un cane, tra un bastardino, tra un meticcio e un cane di razza? Io dico solo a livello affettivo, perché poi probabilmente saranno delle differenze a livello biologico. Nel senso, forse sarebbe meglio cercare di svuotare prima queste strutture, piuttosto che andare a spendere un sacco di soldi che possono invece essere destinati a ad aiutare, no? Voglio dire, un animale è un animale, cioè non c'è poco da fare, soprattutto un cane, non c'è differenza, almeno per quanto mi riguarda. Io ero... Allora, ho fatto un progetto educativo della durata di 4 mesi, seguiti ovviamente da educatori specializzati. Lui è Otis, è uno dei cani, l'abbiamo parlato questa sera, abbiamo fatto tante cose con loro, sono tutti e 3 cani competenti che cercano adozione, dal centro commerciale ai locali serali, siamo andati sulla spiaggia, sul lungomare, li abbiamo portati veramente ovunque, hanno fatto tantissime esperienze, sono veramente pronti per andare in casa e dare tanto amore, quindi se qualcuno è interessato o comunque conosce persone, spargete la voce su questo progetto, insomma, ditelo. Abbiamo circa 700 studenti che frequenteranno la masterclass sugli effetti speciali, possiamo mettere all'interno del Valenziano, quindi alla Camera di Commercio di Vico Valencia, appunto un corner vostro con la vendita dei vostri calendari. Grazie. Quando gli ho chiesto se voleva aiutarci in questa avventura, si è detto di sì, e poi farò un'offerta al rifugio, quindi mi sento grata a lui per questo. Io ti ringrazio, Nella, per questa occasione che mi dai,
come hai detto tu adesso, poco fa, appena ho capito che era comunque un'iniziativa per aiutare i nostri amici a quattro zampe, subito ho accettato, ho detto di sì, anche perché io ho un cagnolino, o meglio, avevo un cagnolino purtroppo, e mi ricordo sempre quando arrivava a casa, sentiva la macchina, era il primo che scappava per venirmi a salutare. E magari in abito, giacca e cravatta, magari io gli dicevo no, non saltarmi addosso, non saltarmi addosso. E avevi imparato anche questo, quindi avevi imparato anche questo. Però quando mi vedevi in tuta, magari ero un po' in giardino, lui subito capiva che non ero da lavoro e quindi faceva quello che voleva. Questo per dire che i cani secondo me hanno un amore incondizionato. Non sono come noi che fanno calcoli, magari siamo arrabbiati un giorno, due, quindi come dire, amiamo un po' di meno, se vogliamo dire così, o non amiamo mai allo stesso modo. I cani invece lo fanno sempre allo stesso modo. Quindi è questo quello che a me ha insegnato il mio cane, ciao Lorena, e lo volevo condividere con voi perché fate una cosa molto lodevole.